Bene, oggi con voi vorrei condividere questo esercizio che mi piace tantissimo. È un automassaggio a piedi e gambe. In realtà poi può anche essere fatto a questo carico, puntualmente. Quindi una gamba la possiamo tenere o distesa o piegata lateralmente e iniziamo a lavorare ora sulla destra. Prendiamo il pollice e iniziamo a ruotarlo in tutti i sensi, in senso orario, in senso antiorario, in su, in giù, non vi preoccupate, non si rompe, nel caso ci sono altre 19 dita. No, ma in realtà le dita sono, dei piedi sono molto, a parte quelle più piccole, queste dita sono molto resistenti, comunque è sempre un ascolto, quindi sempre ad ascoltare quanta energia mettere. L'obiettivo è quello di sciogliere le tensioni che si accumulano caso nelle dita. Ora andiamo nel primo dito dopo l'alluce, stiamo un po' più attenti, chiaramente le prossime dita sono un po' più fragili, però in questo caso ruotiamo in senso orario, antiorario, possiamo girare anche su se stesso, è proprio un ascolto, è una sperimentazione, andiamo a ascoltare dov'è la tensione e andiamo a sciogliere. Piano piano, ognuno deve ascoltarsi, capire dov'è, quanta energia può mettere. Proseguiamo nel secondo dito, dopo la luce, stessa cosa, anche qui ruotiamo in tutti i modi, ascoltiamo, nel frattempo possiamo anche portare la nostra attenzione in questo punto. L'energia va dove noi portiamo l'attenzione, quindi posso, inspirando, posso portare nuova energia in questo punto e trarre maggior beneficio da questo esercizio. Passiamo al terzo dito, anche qui stessa cosa, rotazioni in tutti i sensi, e poi passiamo al mignolino. Stando un po' più attenti perché anche questo è un po' più fragile, non dobbiamo in tutti i sensi, poi andiamo ad allargare lo spazio tra le dita, quindi con una mano afferriamo l'alluce e con l'altra l'altra dita, inalo e allargo lo spazio, esalo e rimango, mantengo lo spazio allargato, inalo e se posso allargo ancora un po' di più lo spazio. Porto sempre l'attenzione in questo punto per aumentare il beneficio. Inalo e apro un po' di più. Ora proseguiamo nel secondo spazio. Inalo e allarghiamo lo spazio. Inalo, allarghiamo ancora un po' ed esalo. Passiamo al terzo spazio, inalo, allargo ed esalo, inalo, allargo ed esalo. Ultimo spazio, ora andiamo un po' rapidamente, poi quando lo ripeterete voi da soli potete decidere voi in base a quello che sentite quanto tempo rimanere in ogni punto. Quanto tempo necessita per sciogliere le tensioni. Ora intrecciamo le dita della mano sinistra con le dita del piede destro. Consiglio con la mano destra di infilarla sotto qui e alzarla un pochino. E ora il movimento è tutto nel polso, quindi iniziamo a ruotare con il polso. Posso anche immaginare di avere un pennello collegato al mio alluce e di disegnare dei cerchi nell'aria. Giro in un senso, nel senso orario, poi mi fermo, senso antiorario, sicuramente ci sarà una differenza, una dei due sensi avrà qualche blocco in più, ma non va bene, va benissimo, non c'è nessun problema. Siamo qui apposta per
riequilibrare, sciogliere queste tensioni. Ora stringo più che posso con la mano sinistra e sfilo le dita. Ora andiamo a lavorare sulla parte posteriore delle gambe. Con la parte esterna delle mani mi massaggio il polpaccio, facendo i movimenti dal basso verso l'alto e sfilando poi le dita alla fine del polpaccio, in questo modo. Quindi parto dal basso e sfilo in alto. Poi chiudo i polsi, lasciando i pollici fuori, e massaggio la coscia. Ora, con questa parte esterna, la parte esterna del pugno, vado a dare dei pugni appunto sotto la pianta del piede. Se non volete fare troppo rumore, si può anche fare così. Sollevare con la mano sinistra e dare dei pugni. Ok, ora ascoltiamo brevemente la differenza tra una gamba e l'altra. La differenza tra la gamba che ha lavorato e l'altra. Ascoltiamo la nuova energia che scorre nella nostra gamba destra. E piano piano ci prepariamo a ripetere con l'altra gamba. Quindi stessa cosa, iniziamo, prendiamo l'alluce, lo ruotiamo i sensi, in su, in giù, cerchiamo di sciogliere tutte le tensioni, ora passiamo al primo dito dopo la luce, iniziamo a ruotarlo con tutti i sensi, anche lui. Probabilmente sentiremo qualche scricchiolio, va bene, stiamo sciogliendo le tensioni che si sono annidate tra le dita dei piedi. Ora passiamo al secondo dito. Ripeto, ora andiamo un po' velocemente perché sto semplicemente vi sto mostrando come farlo. Poi ognuno può ripeterlo e rimanere in base alla necessità, rimanere quanto tempo necessita, appunto, quanto tempo ha bisogno in ogni punto. Se c'è un punto dove sento che c'è un po' più di tensione, vi rimango un po' di più. Inspiro anche qui, ricordiamoci di utilizzare il respiro e l'attenzione come veicolo di energia, quindi inspiro, porto l'attenzione in questo punto. Passiamo al dito successivo e passiamo poi all'indiolino. Ora da qui allarghiamo lo spazio tra le dita, quindi con una mano prendiamo l'alluce, con l'altra mano prendiamo l'altra dita e allarghiamo lo spazio. Inalando, allargo, esalo, rimango fermo se posso, inalo, apro ancora di più se posso, ed esalo. Passiamo al secondo spazio, inalo, apro lo spazio, la dita se posso, esalo, inalo, apro ed esalo. Passiamo allo spazio successivo, inalo,
passiamo all'ultimo spazio. Ora intrecciamo le dita della mano destra con le dita del piede sinistro. Vi posso anche aiutare, come vedete, con l'altra mano. Quando sono intrecciate, con la mano sinistra io vi consiglio di sollevare un po' il piede, in modo da poi essere libero per ruotare. Ricordo sempre che il segreto è la rotazione del polso. Quindi ruoto. Immagino anche qui di avere un pennello collegato all'alice e di dipingere dei cerchi nello spazio. Cambio direzione, di rotazione. Ora stringo forte forte più che posso con la mano e stiro le dita fuori. Ora andiamo a massaggiare la parte posteriore della gamba utilizzando la parte esterna delle dita. Parto dal basso massaggiando il polpaccio e sfilando le dita nella parte alta. Ora chiudo i pugni lasciando fuori i pollici e il massaggio. Del pugno, do dei pugni sotto alla pianta del piede. Più forte sarà l'energia che metterò e maggiore sarà il beneficio che sentirò alla fine dell'esercizio. Aumentiamo un po' di più fino a portarci sdraiati. Ci sdraiamo e ascoltiamo l'eco del lavoro effettuato, ascoltiamo la nuova energia che scorre in particolar modo nelle nostre gambe, potremmo sentire un formicolio del calore delle gambe. Rimaniamo sdraiati, la pancia in su, il mento un po' rientrato, quindi sistemiamoci bene con la testa in modo da stirare bene le cervicali dietro, il collo e il mento un po' rientrato, braccia distese a terra con i palmi rivolti verso l'alto, verso il cielo. Le punte dei piedi sono rivolte verso l'esterno, mentre il tallone verso l'interno. Rimaniamo in questa posizione per un piccolo rilassamento sonoro. Respiro sempre dal naso. Abbandoniamo ogni tensione nel nostro corpo, portiamo l'attenzione al piede destro e rilasciamo ogni eventuale tensione, al polpaccio destro, gamba destra, tutta la gamba destra, piede sinistro e rilasciamo ogni eventuale tensione, polpaccio sinistro, coscia sinistra, tutta la gamba sinistra, mano destra, braccio destro,
mano sinistra, braccio sinistro, rilasso anche il petto, apro un pochino la bocca, rilascio la mandibola e rilasso anche la lingua. Iniziamo a muovere le dita dei piedi, i piedi, le gambe, le dita delle mani, le braccia, molto lentamente, ognuno con i suoi tempi. Ci possiamo stirare anche un po', proprio come quando facciamo al mattino, come quando ci svegliamo al mattino. Possiamo anche fare delle smorfie col viso. E pian piano, ognuno con i suoi tempi, ci portiamo su un lato e poi, aiutandoci con le mani e le braccia, ci solleviamo e ci riportiamo seduti nella posizione iniziale. Bene, namaste, grazie, io vi ringrazio per l'attenzione per questa piccola lezione di yoga accompagnata da musica e con al finale un piccolo rilassamento sonoro dal vivo. Vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube o sul mio sito. Ciao!